Secondo l'OMS, il 4% della popolazione mondiale soffre di depressione ed è un problema enorme. Ad esempio, è una delle prime cause di richiesta di giustificazioni sul lavoro e in questo periodo di crisi economica guarda che è una cosa devastante. Inoltre, il disagio che provoca è superiore a quello delle malattie cardiovascolari, non è solo una botta di tristezza. La depressione ha un'incidenza maggiore nelle donne, che è la fetta più considerevole della nostra utenza, data la loro predisposizione, tipicamente, a occuparsi di più e a mettersi in gioco di più per le problematiche emotive e psicologiche. E la sofferenza che provoca non influenza soltanto la persona. Ne risente il diretto interessato, il partner, i figli, i familiari, i colleghi. Peraltro non riguarda solo gli adulti. Le fasi più esposte a questa problematica sono l'adolescenza, il passaggio all'età adulta e il pensionamento. Adolescenti che non sanno trovare il proprio posto e la propria identità, giovani adulti che adesso non sanno quale obiettivo darsi nella vita, come far avanzare la propria vita, ed uomini e donne âgé che non sanno come reinventarsi. Insomma, la depressione è il male del nuovo millennio e sapersi dotare di strategie e formazioni che permettano di affrontarla è sia intelligente che saggio. È saggio perché ti permette di rispondere in maniera efficace ed efficiente a un problema specifico con delle tecniche specifiche. Ed è intelligente perché ti permetterà di rispondere efficacemente a una domanda destinata a aumentare sempre di più nei prossimi anni. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di creare un workshop a posti illimitati sull'apprendimento delle tecniche e degli interventi di terapia breve per la depressione con il massimo esperto mondiale di terapia breve per la depressione, Michael Japko. Le terapie brevi infatti hanno dimostrato di essere efficaci con la depressione nelle sue forme più o meno gravi. Alcune ricerche hanno mostrato come le persone che si rivolgono a uno specialista per andare a risolvere i propri problemi relativi all'umore migliorano notevolmente, addirittura risolvono il problema in un tempo inferiore alle 10 sedute. E tra queste ricerche ci sono gli studi di Michael Japko. Michael Japko chi è? È uno psicologo clinico, esperto di ipnosi e psicoterapeuta familiare. Alcuni suoi libri sono tradotti anche in italiano e in generale ha ricevuto un sacco di onorificenze, riconoscimenti per i suoi lavori sulla depressione appunto, sull'ipnosi e sulle terapie brevi. E proprio per la depressione è conosciuto in tutto il mondo come uno dei massimi esperti. Io l'ho intervistato due volte, ho avuto il piacere di vederlo in California qualche anno fa e... fenomenale. E il workshop? Il workshop, aperto a un numero ristretto di partecipanti, è organizzato al nostro Italian Center for Single Session Therapy e ha due belle notizie. La prima è che è online e quindi puoi partecipare ovunque tu sia. La seconda è che sarà tradotto interamente in italiano in simultanea. Quindi mentre Japko parla, tu senti la traduzione, così da rendere l'esperienza e la formazione scorrevolissima. Poi se vuoi sentirlo direttamente in inglese, puoi disattivare tranquillamente la traduzione, senza problemi. E come sarà il workshop? Beh, come tutti i nostri workshop. Pratico, pratico, pratico. Infatti Michael ci ha già detto che ci farà esercitare su alcuni temi importanti. Identificare subito i fattori di rischio, attuare un approccio attivo, utilizzare tecniche e strategie specifiche. L'evento è aperto a psicologi e psicoterapeuti, si terrà il 2 e 3 ottobre 2021, ma abbiamo già aperto le iscrizioni e stiamo già ricevendo le adesioni. Quindi se vuoi ulteriori info, se ti vuoi iscrivere prontamente, clicca sul link che ho messo nei commenti e nelle descrizioni, oppure visita il sito www.istitutoignos.it e impara ad aiutare i tuoi clienti in tempi brevi.